Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi faremo un esercizio su come costruire la configurazione elettronica ideale del bromo. Sappiamo che il bromo ha numero atomico 35. Cosa significa numero atomico? Significa che il bromo presenta 35 protoni e quindi, siccome consideriamo l'atomo nella sua neutralità nella costruzione, dovremo andare a inserire, tra virgolette, 35 elettroni. Vediamo adesso come procediamo. Abbiamo detto che attraverso il meccanismo dell'Aufbau dobbiamo andare a riempire prima gli orbitali a più bassa energia, ricordandoci di sfruttare sempre, di considerare il principio di Pauli e di Wundt. Il principio di Pauli ci dice che non possiamo inserire più di due elettroni in ogni orbitale, che questi elettroni devono avere spin opposto, mentre il principio di Wundt ci dice che nell'andare a riempire gli orbitali degeneri, cioè quegli orbitali tipo il P, il D e l'F, cioè che hanno orbitali aventi stessa energia, dobbiamo andare prima a occupare il numero massimo di orbitali e poi eventualmente andare a riempirli, completarli. Questi elettroni devono essere inseriti tutti con spin paralleli. Quindi vediamo di costruire la configurazione del bromo. Quindi il primo che andiamo a è l'1s2, quindi andiamo a riempire i due elettroni. Poi abbiamo il 2s, quindi che viene in sequenza. Mettiamo i due elettroni con spin antiparalleli, quindi 2s2. Poi abbiamo il 2p. Ecco, in questo caso gli orbitali P sono tre volte degeneri, quindi andremo a mettere 1, 2, 3, li andiamo a completare, 5 e 6, e quindi 2P6. Dopodiché l'altro orbitale è il 3S. Il 3S abbiamo detto avere al massimo due elettroni, 3S2, poi andiamo al 3P6. Quindi al 3P, quindi tutti e sei sono riempiti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi, anziché avere il 3D, come abbiamo spiegato nella lezione precedente, abbiamo il 4S. Quindi 4S a massimo 2 elettroni, quindi 4S2. Poi abbiamo il 3D, quindi il 3D che presenta 5 orbitali degeneri, 2, 3, 4, quindi cominciamo a inserire 1, 2, 3, 4 e 5, andiamo a completare, quindi 3 di 10. Poi abbiamo il 4P, in questo caso e quindi 1, 2, 3, 4 e 5. In questo caso 4P5. Siamo arrivati a 35 elettroni, per cui la configurazione del bromo sarà scritta in questo modo: 1S2, 2S2, 3S2 e 2P6, scusate. 2P6, 3S con 2, 3P6, 4S con 2, poi abbiamo il 3D10 e per ultimo abbiamo il 4P5. Questa è la configurazione del bromo. Chiaramente, se abbiamo a che fare con elementi con un elevato numero di elettroni, possiamo anche in questo caso andare a eliminare una parte della costruzione ideale. Dobbiamo fare riferimento al gas nobile che precede il bromo. In questo caso il gas nobile che lo precede è l'argon, quindi noi andremo a scrivere tra parentesi
andremo a scrivere tra parentesi quadre argon, che ha una configurazione elettronica che va dall'1S2 fino al 3P6, e quindi puoi andare a continuare con il 4S, il 3D10 e 4P5. Quindi potremmo scrivere in questo caso 4S con 2, 3D10, 4P6. Questa è la configurazione scritta in maniera abbreviata rispetto a quella che abbiamo scritto poc'anzi. Ora volevo farvi vedere due eccezioni, che sono quelle relative al cromo e al rame. Sono delle eccezioni in quanto se non andiamo a costruire idealmente l'atomo andiamo sicuramente a sbagliare, ma prove di laboratorio hanno dimostrato che la configurazione non è quella che adesso andiamo a scrivere. Quindi prendiamo il cromo. Il cromo ha numero atomico 24, quindi 24 protoni, 24 elettroni. Andiamo a costruirlo così come abbiamo fatto con il bromo. Quindi iniziamo con 1S2. Chiaramente adesso noi siamo abbastanza rapidi nella costruzione. 2P6 inseriamo sempre in questo modo e poi andiamo a completare. Dopodiché abbiamo il 3S, massimo 2 elettroni, poi il 3P. Anche qui al massimo 6 elettroni, completiamo quindi 3P6, poi abbiamo il 4S con 2, e adesso facciamo il 3D. Quindi in questo caso, per essere, dovremmo scrivere in questo modo 1, 2, 3 e 4. Quindi dovremmo avere 3D4, è la configurazione del cromo. In realtà, se noi andiamo a vedere in tabella periodica, cosa troviamo? Troviamo una situazione del genere, e cioè abbiamo un elettrone nel 4S che si trova nell'orbitale 3D, e quindi avremo questa configurazione 3D5 4S con 1. Perché questa peculiarità? Perché si è visto, questa è una regola generale da applicare, che quando abbiamo a che fare con degli orbitali completi, sia semi-occupati che occupati totalmente, gli elementi presentano una maggiore stabilità. Per cui la configurazione del cromo sarà la seguente: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S con 1, 3D5. Questa è la configurazione del cromo. Possiamo anche in questo caso andare a sintetizzare argon 4S con 1, 3D5. Bene, vediamo adesso cosa succede con il rame. Quindi il rame presenta 5 elettroni in più, quindi partiamo chiaramente dalla configurazione del cromo 24. Adesso dobbiamo andare a inserire 5 elettroni. Adesso ve lo faccio in rosso, così andiamo a disegnare. Quindi a questo punto va a completarsi l'orbitale 4S diventando 4S con 2, e dobbiamo andare a inserire altri 4 elettroni, quindi in questo caso andiamo un attimo a cancellare in modo che sia più chiaro. Quindi 1, 2,
3, 4, 5. Quindi stavamo in una situazione del genere. Bene, quindi a questo punto ne mancano 4 e quindi scriveremo in questo modo 1, 2, 3 e 4. Quindi in questo modo la configurazione secondo l'Aufbau dovrebbe essere quindi 4S con 2, 3 di 9. Anche qui invece le cose non stanno così, nel senso che, come dicevo prima, questi orbitali quando sono completi sia 5 elettroni, quindi semicompleti, che totalmente completi 3 di 10, mantengono presentano una maggiore stabilità. Per cui il rame in questo caso verrà scritto in questo modo. Quindi la sua configurazione elettronica sarà alla fine 4S con 2, 3 di 10. Quindi andiamo a correggere qui in questo caso il rame. E quindi avremo 4S con 1, 3 di 10. Scusate, qui era 1, avevo detto 2, ma invece è 1. Quindi 4S con 1, 3 di 10. Quindi questa è la configurazione del rame. Quindi anche qua, vedete, ci sono delle eccezioni che dobbiamo comunque o ricordarci sicuramente. E, come detto nella precedente lezione, se non riusciamo a comprendere l'ordine, a memorizzare l'ordine di riempimento, utilizziamo la regola della diagonale e magari andate a rivedere il video precedente. Ora, rapidamente vi voglio far vedere una tavola dinamica presente sul web e magari vi do anche il link, che è questo. È una tavola che ci permette di andare a vedere come si costruiscono gli elementi chimici. In questo caso vedete l'idrogeno ha la configurazione 1s con 1, poi andiamo all'elio che riempie, poi il litio, poi il berillio, ci dà anche sia il numero di L, di M e di N, poi andiamo al boro, al carbonio, quindi vedete ci permette questo anche, ci aiuta a memorizzare meglio la costruzione. E andiamo a vedere quello che abbiamo fatto prima. Vedete il cromo presenta una configurazione 4S con 1, 3 di 5 e il rame vedete 4S1, 3 di 10. Bene, vi porterò in descrizione il link di questa tavola periodica così potete anche allenarvi. Se la lezione vi è piaciuta, iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like.